Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme queste graziosissime fragoline, ideali sicuramente per appenderle, per fare dei portachiavi, per metterle in, in borse, zainetti, eh, per fare dei segni a posto, per bombonierine. Si possono utilizzare comunque in tantissimi modi. Eh, è una mia creazione, quindi ho cercato di... Fare una lavorazione che somigliasse il più possibile ad una fragolina. Guardate qui. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook o la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi video insieme. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone verde fiocco, potete utilizzare però altri tipi di cotone, anche un cotone numero 5, cotone rosso sempre fiocco. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno di un paio di forbici. Prendiamo il cotone verde, facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo all'interno e lavoriamo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto rientriamo nel cerchio facciamo una maglia alta non chiusa e poi chiudiamo insieme con le due catenelle iniziali catenella Rientriamo nel cerchio e facciamo maglia alta non chiusa. Di nuovo maglia alta non chiusa. Quindi chiudiamo solo le prime due soline e poi chiudiamo insieme. Catenella. E continuiamo a fare questi gruppetti di 2 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme. chiudiamo tutto insieme e facciamo la catenella in tutto di questi gruppettini ne dobbiamo fare 12 fatti i nostri 12 gruppetti tiriamo la codina iniziale guardate la stringiamo fin quando possiamo resta questo piccolo foro rientriamo nella lavorazione e ci chiudiamo nella seconda maglia iniziale prendendola per intero quindi nella seconda catenella con maglia bassissima una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo stringiamo un pochino qui dove abbiamo fatto la catenella e abbiamo fatto la parte verde ora prendiamo il cotone rosso ed entriamo nello questo è il primo gruppetto guardate questa è la parte finale entriamo nello spazio precedente alla chiusura entriamo nel foro prendiamo il rosso all'interno facciamo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto rientriamo cercando di prendere guardate andando sotto il cotone rosso così ce lo lavoriamo e facciamo una maglia alta non chiusa rientriamo nello stesso foro facciamo un'altra maglia alta non chiusa lo facciamo un'altra volta e ne facciamo un'altra quindi le due catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta, la seconda, la terza e la quarta. Quattro maglie alte non chiuse, chiudiamo tutto insieme. Catenella ed entriamo, saltiamo il gruppettino nel foro successivo. Quindi le codine rosse e verde ce le portiamo dietro così ora le agganciamo. E iniziamo facciamo prima maglia alta non chiusa rientriamo seconda maglia alta non chiusa facciamo passare il filo solo nelle prime due asoline terza maglia alta non chiusa e quarta maglia alta non chiusa ci ritroviamo sull'uncinetto 1 2 3 4 5 asoline in tutto Chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. E abbiamo fatto il secondo gruppetto. Ora continuiamo così. E lavoriamo per ogni spazio 4 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme. Ne facciamo un'altra insieme. Abbiamo fatto la prima. La seconda. Ora le codine le lasciamo dietro, poi le tagliamo. La terza. E la quarta. Cinque soline sull'uncinetto. Chiudiamo tutto insieme. Catenella. Continuiamo così fino a formare 12 gruppetti arrivati qui alla fine abbiamo fatto guardate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 noccioline formate da quattro maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme qui ho formato l'ultimo ho fatto la catenella e mi ricongiungo qui all'inizio nella prima maglia che mi ritrovo mi chiudo con maglia bassissima. Qui mi sposto con l'uncinetto al centro del primo, al centro dei due gruppi, quindi... e mi rialzo. Con due catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta rientro in questo spazio e faccio sempre la prima maglia alta non chiusa la seconda maglia alta non chiusa la terza maglia alta non chiusa in tutto ne ho 4 chiudo tutto insieme e faccio la catenella continuo nel gruppetto successivo facendo la stessa cosa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa in tutto ne ho fatte 4 5 soline sull'uncinetto chiudiamo insieme catenella quindi questo è il secondo in tutto: ne dobbiamo fare 5 fatte 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, saltiamo uno spazio e andiamo nell'altro. Quindi saltiamo queste due noccioline e andiamo direttamente nell'altro, nell'altro spazio. E qui continuiamo. A lavorare per ogni spazio 4 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme sempre per cinque volte. Quindi abbiamo fatto la prima, abbiamo fatto la catenella, entriamo nel secondo spazio e facciamo la seconda nocciolina. 2-3 4, chiudiamo insieme catenella e continuiamo facendone altre 5. Quindi, qui abbiamo saltato e ne ho fatte 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, in tutto ne dobbiamo fare 5 da una parte e 5 dall'altra, salt saltando uno spazio. Infatti, qui siamo alla fine. C'è questo spazietto e poi c'è l'inizio quindi saltiamo lo spazietto e ci chiudiamo nel punto centrale quindi che raccoglie tutti i punti nel primissimo punto con maglia bassissima e iniziamo appunto a intravedere la forma della nostra fragolina prima di continuare lo dovevamo fare un po prima tagliamo questi fili che già sono comunque sia agganciati quindi li leviamo così non ci daranno fastidio durante la lavorazione ok qui abbiamo fatto l'ultimo punto ci siamo agganciati ora continuiamo andando sempre con maglia bassissima spostandoci nel primo foro che abbiamo a disposizione continuiamo rialzandoci con le due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta la, e le tre maglie alte non chiuse quindi facciamo la prima nocciolina chiudiamo catenella ora dobbiamo fare una diminuzione quindi cosa facciamo prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nello spazio e lavoriamo 4 maglie alte non chiuse quindi seconda la terza maglia e la quarta non chiudiamo andiamo nello spazio successivo e prendiamo sempre e facciamo la prima la seconda maglia la terza e la quarta quindi abbiamo fatto abbiamo lavorato 4 maglie alte non chiuse in uno spazio e 4 maglie alte non chiuse nell'altro spazio prendiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme stringiamo per bene e facciamo la catenella Qui nel foro successivo lavoriamo le nostre maglie alte non chiuse, quindi la nostra nocciolina in modo del tutto normale come abbiamo fatto con la prima. Quindi facciamo sempre le nostre quattro maglie alte non chiuse, chiudiamo tutto insieme e facciamo la catenella. E questa è la, la prima parte della nostra fragola filo sull'uncinetto saltiamo questo questa maglia e andiamo in quella successiva e qui dobbiamo ripetere in questa maglia facciamo la nostra nocciolina nelle prossime due facciamo la nostra diminuzione e poi una nocciolina sana. Però ora lavoriamo il tutto insieme. Quindi facciamo la prima maglia. Quindi le nostre quattro maglie alte, non chiuse e poi chiuse insieme. Quindi chiuse per metà. Chiudiamo tutto insieme. Catenella. Nella maglia successiva, che sono poi le due centrali facciamo maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa sempre per quattro volte poi andiamo nell'altra nell'altro spazio e rifacciamo maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa sempre per quattro volte chiudiamo tutto insieme facciamo passare il filo in tutte le asoline e facciamo la nostra catenella lavoriamo l'ultima nocciolina come abbiamo fatto appunto con la prima Un attimino, non facciamo allargare tanto e con la solina entriamo facciamo le nostre quattro maglie alte e poi le chiudiamo insieme 3 4 chiudiamo tutto insieme catenella abbiamo fatto anche la seconda parte guardate ora qui saltando sempre lo spazio laterale dobbiamo chiuderci nella prima che abbiamo formato entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima vi faccio un po vedere che giustamente ecco sistemate durante la lavorazione guardate già la nostra fragolina sta prendendo forma ora facciamo l'ultimo giro quindi siamo arrivati qui ci spostiamo qui nella parte centrale con maglia bassissima qui abbiamo questa parte questo foro e questo avete la diminuzione che vi deve rimanere centrale ora facciamo la stessa diminuzione prendendo questo foro e questo quindi lavoriamo 4 maglie alte non chiuse qui non le chiudiamo un'altra quattro maglie alte non chiuse qui e poi chiudiamo insieme quindi ci rialziamo con due catenelle entriamo nello spazio lavoriamo 1 2 e 3 perché le due catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta Entriamo direttamente senza chiudere nell'altro spazio e facciamo 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. Filo sull'uncinetto, giriamo la lavorazione. Questo è sempre la parte laterale che viene saltato. E qui dobbiamo fare la stessa cosa. Guardate, da questa parte abbiamo sempre questo foro e questo foro con la parte, la diminuzione centrale. Quindi entriamo direttamente. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto. Entriamo direttamente in questo foro saltando. Quindi saltiamo questo laterale. Ed entriamo nel prossimo e ci lavoriamo sempre. Facciamo la stessa lavorazione che abbiamo appena fatto. Le quattro maglie alte non chiuse, 3 e 4, sempre filo sull'uncinetto. Andiamo nell'altro foro. E lavoriamo sempre 4 maglie alte non chiuse 1 2 3 e 4 prendiamo il filo facciamo passare il filo in tutte le asoline e chiudiamo con maglia bassissima Ci ricongiungiamo dall'altra parte sempre con maglia bassissima e abbiamo terminato la nostra fragolina ve la faccio vedere questa è da questa parte e da questa parte perfettamente uguale ora possiamo tagliare il filo agganciarlo e con un ago farlo passare fra le maglie e ci occuperemo di fare il gancetto per poterlo poi per poterla appendere oppure applicare un portachiavi. Agganciato il nostro filo, la fragolina risulta così, prendiamo il verde, Sistemiamo qua, prendiamo l'uncinetto ed entriamo qui nella parte laterale. Così. Quindi prendiamo da una parte e sbuchiamo al centro dove c'è il foro. Ci prendiamo il filo e ce lo tiriamo all'interno. Facciamo una catenella e ne facciamo altre 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in tutto. Poi, se volete un gancetto più grande, ne fate di più, il contrario, se lo volete più piccolino, ne fate di meno. Entriamo qui dall'altra parte, quindi dall'interno verso l'esterno. Così, ci prendiamo il filo lo portiamo internamente e lo facciamo passare nella solina facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo lo tagliamo più lunghetto perché poi con un ago lo faremo passare in fra le maglie e abbiamo fatto il gancetto guardate della nostra fragolina quindi sia il filo d'inizio e sia il filo quello là della fine con un ago lo facciamo passare in fra le maglie sempre del verde quindi li nascondiamo per bene e il nostro progettino è terminato la nostra fragolina è pronta guardate Potete arricchirla con delle perline, magari bianche, per creare l'effetto fragola, la potete lasciare così, magari al naturale. Potete abbellire veramente borse, zainetti, eh, oppure semplicemente inserire un portachiavi e, un portachiavi e inserirle, inserire direttamente le chiavi, potete farne pure più di una. E poi agganciarle insieme, guardate che sono belle, le potete fare di tutti i colori. Io mi sono attenuta all'originale all con il rosso. Quella bianca l'ho fatta solo per farvi un po' vedere come veniva con un altro colore. Comunque, l'abbinamento bianco e rosso è pure molto, molto carino. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.